Grande successo a Policastro Bussentino per lo spettacolo Borderland della compagnia Codenza, andato in scena al Cineteatro Tempio del Popolo. La compagnia è approdata a Policastro grazie a Francesco Cariello, giovane danzatore del posto che ha partecipato a diverse produzioni con la Codenza ed ha al suo attivo diversi spettacoli teatrali e televisivi, tra cui il Festival di Sanremo 2012, Chiambretti Supermarket e collaborazioni con artisti del calibro di Emma Marone, Renato Zero. Al Tempio del Popolo si è esibito in Missive, una sua creazione che omaggia l'amore e soprattutto la fermezza dell'amore, che ha aperto lo spettacolo Borderland, diretto da Silvia Marti, regista e coreografa della compagnia Codenza. La prima volta qui a Policastro Bussentino, in questo straordinario edificio cinemateatro molto molto bello, molto attuale, molto moderno. Borderland parla di confini intesi non come muro, ma confine dove inizia te stesso e dove finisce l'altro, quindi è dove non c'è una divisione delle persone, ma anzi un'unione, però con uno spazio ben preciso. Borderland è una creazione di questo anno, 2015-2016, che abbiamo già debuttato a Roma con Borderland e porteremo anche a New York nel mese di maggio, a fine maggio. A fine spettacolo i complimenti del Presidente del Consiglio Comunale di Santa Marina, Giovanni Fortunato, a Francesco Cariello e alla Codenza. Senza arte, senza cultura, un territorio non può crescere. Noi vogliamo crescere, vogliamo far sì che i nostri figli restino